amici rossoneri, ma soprattutto amiche rossonere e non. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Eccoci qua il giorno dopo Milan Spezia 1-2. Andiamo un po' ad analizzare, vedere a mente fredda, a mente lucida, un po' più di razionalità e meno stomaco, la partita di ieri, rispondere a quelle domande che sono un po' sorte, anche con in preda un po' al nervosismo ieri sera. Prima di partire con il video, ragazzi, vi chiedo il classico supporto, mi raccomando, schiaffate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e come al solito fatemi sapere la vostra nei commenti. Ragazzi, la prima domanda che è sorta, ovviamente, a cui voglio rispondere subito, è finito il campionato? Assolutamente no, assolutamente no. È difficile, ma non è assolutamente finito. Ragazzi, siamo alla 22esima giornata, ci sono altre 16 giornate a disposizione, quindi ci sono altri 48 punti, il Milan 48 punti, quindi praticamente ci sono a disposizione gli stessi punti che ha fatto il Milan fino ad ora. Quindi dire che è un campionato finito, no, su 48 punti non si può, vista la distanza che c'è tra Milan e Inter, non si può dire che il campionato è finito, però sicuramente non è un campionato semplice, perché abbiamo lasciato 3 punti dove probabilmente l'Inter 3 punti li fa, in un campo dove 3 punti le altre squadre probabilmente le fanno. Quindi sicuramente ci siamo complicati la vita, l'Inter ha perso, diciamo, ha lasciato 2 punti per strada in un campo molto difficile, noi abbiamo lasciato 3 punti per strada a casa nostra contro una squadra abbordabilissima. Sentivo ieri le parole di Pioli e responsabilità da condividere con l'arbitro. Sì, per carità, ragazzi, l'errore che abbiamo visto ieri sera è stato un errore veramente da... che non... io personalmente che ho fatto l'arbitro, un errore che nemmeno paragonabile a errori che si vedono in campi di terza categoria, perché ragazzi, in Serie A c'è l'arbitro, ci sono i guardalini, il quarto uomo, c'è il VAR e ci sono tutti. C'è un altro modo di dirigere la gara rispetto ai campi dilettantistici, perché si lascia molto correre, si aspetta prima di fischiare. Ieri l'arbitro non è che ha preso una decisione sbagliata, ieri l'arbitro non doveva fischiare, ragazzi, doveva lasciar correre, a parte il fatto che era un fallo, non fallo, cioè era un'azione, come ha detto Pioli, ha lasciato molto correre, per quel mezzo fallo doveva veramente fermare, cioè doveva decidere come prendere la stessa linea che ha adottato in tutta la partita e non l'ha fatto. Però vedi che la palla arriva a Messias che sta davanti l'area, cioè, ad oggi con il VAR si cerca di fischiare, di lasciare più a lungo possibile correre, perché tanto comunque le decisioni poi le puoi rivedere. Quindi non capisco ragazzi, però è anche vero che secondo me, adesso a prescindere da tutto, a prescindere dall'errore mastodontico dell'arbitro, dobbiamo comunque prenderci le nostre responsabilità. Ho visto anche parecchie critiche a Pioli, ogni volta che perdiamo viene sempre messo in discussione, ma ragazzi, ieri abbiamo fatto 25 tiri, adesso non ricordo quanti in porta, ma 25 tiri. Quando una squadra fa 25 tiri, ragazzi, l'allenatore c'entra poco, la palla bisognava buttarla dentro. Che grandissimo portiere, ok, portiere della Spezia ha fatto i miracoli, ha preso tutto, però dovevamo essere anche più bravi del portiere. Cioè, quando segni, quando fai gol, sei anche più bravo del portiere. Noi ieri non lo siamo stati. In diverse occasioni abbiamo sfruttato male diverse occasioni, potevano essere gestite meglio, potevano essere effettuati meglio dei tiri. Abbiamo sbagliato un rigore. Ibrahimovic davanti alla porta non ha servito Diaz che era libero in mezzo. Il primo tempo, ragazzi, abbiamo fallito tante palle gol, troppe palle gol. E fondamentalmente ieri era una partita vinta se non fosse stata per l'arbitro. Ma non regge quest'alibi, perché contro lo Spezia, ragazzi, contro lo Spezia non possiamo buttarla su un episodio. Contro lo Spezia ieri doveva finire 5-1 la partita, 5-2 se proprio volevamo prendere quei 2 gol. Io credo che il secondo gol è frutto del nervosismo generato da quell'azione che
da quel gol negato, che poi non è un gol annullato perché non, l'arbitro ha fischiato prima, però fondamentalmente sarebbe finita in porta quella palla. E forse eravamo tutti con Rebic quando ha messo le mani in faccia all'arbitro e voleva torcergli il collo, volevamo torcerglielo tutti con lui. Ragazzi, errori di questo tipo secondo me possono fare la differenza, episodi di questo tipo possono fare la differenza, come l'hanno fatto in Champions in partite contro il Liverpool, contro il Porto, contro l'Atletico Madrid. Lì possiamo aggrapparci, in queste partite equilibrate possiamo aggrapparci a errori di questo tipo, ma contro lo Spezia, ragazzi, non possiamo aggrapparci a un errore arbitrale, seppur mastodontico, ripeto, seppur tutto quello che volete, è sempre lo Spezia. Cioè, anche gli infortuni, abbiamo giocato senza due centrali di livello, abbiamo giocato con una linea mediana inventata. Però, ragazzi, il turnover l'avremmo fatto lo stesso contro lo Spezia, anche perché poi adesso abbiamo due partite importanti, abbiamo due partite contro Juve e Inter, l'avremmo fatto lo stesso il turnover contro lo Spezia, ragazzi. Importante era avere la tre quarti titolare. E infatti, ragazzi, rispetto alla pausa natalizia, prima della pausa natalizia quanto facevamo difficoltà a creare azioni da gol? Adesso ci arriviamo bene in porta. Siamo stati poco lucidi ieri. Però si vede la differenza con quella linea tre quarti titolare e con le alternative che abbiamo rispetto a prima di Natale, dove eravamo veramente contati ed eravamo stanchi. Fermo restando che sulla tre quarti Diaz non abbiamo un sostituto reale di Diaz. Non abbiamo un trequartista per sostituire Diaz, che dopo il Covid non è più lui, non è più lucido. Secondo me ha ancora postumi del Covid perché, ragazzi, non ha più. Non regge una partita, non regge 20 minuti. Quindi, secondo me, qualcosa gli è rimasto, come è normale che sia dopo il Covid, come ci può stare. Però non abbiamo sostituti. L'unico giocatore, l'unico trequartista che abbiamo comprato l'anno scorso, cioè la scorsa sessione di mercato estivo, l'abbiamo dato in prestito, quindi non ha senso nemmeno comprarlo adesso, visto che poi a giugno arriverà Adli. Però siamo in emergenza sulla tre quarti, perché Krunic non ha quella qualità che serve per un trequartista. Messias è più un esterno. Non abbiamo un giocatore che giochi tra le linee come Diaz faceva a inizio stagione. E quindi, ragazzi, dovevamo fare di più, dovevamo fare di più in questa partita. Non ci sono alibi, secondo me. 25 tiri, i giocatori che sono scesi in campo avrebbero dovuto vincerla, seconde linee, prime linee. Però, a differenza della partita dell'anno scorso contro lo Spezia, che veramente c'era da mettersi le mani nei capelli, che non avevamo fatto un tiro in porta, qua comunque siamo stati sfortunati, c'è poco da dire. Siamo stati poco lucidi, non siamo stati belli, non siamo stati nemmeno brutti, perché in quella partita che avevamo perso 2-0 eravamo stati molto brutti. Lì c'era da preoccuparsi, però resta il rammarico e resta la tirata di culo immensa per i punti che abbiamo perso. Per i punti che abbiamo perso, perché era una partita vinta, ragazzi. Era una partita vinta, era una partita da mettere in cassaforte. Potevamo metterla in cassaforte, potevamo vincerla agevolmente. Abbiamo buttato via tanto, adesso ce la prendiamo in quel posto. Che ci serva da lezione, che ci serva, diciamo, che ci svegli, che ci renda un po' più lucidi, più cattivi, più concentrati a far gol, perché adesso abbiamo due partite toste in cui servono 6 punti. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Mi raccomando, schiaffate un bel like, iscrivetevi al canale, sempre Forza Milan e alla prossima. Ciao!